Bene, buongiorno a tutti, ben trovati. Torniamo a parlare di sostenibilità, nonostante magari il momento politico, geopolitico nazionale fa pensare sempre ad altro, però insomma la vita va avanti, i lavori parlamentari vanno avanti, la ricerca deve andare avanti assolutamente, perché le risposte noi le dobbiamo dare, dobbiamo sicuramente risolvere un problema, ma guardare anche dare uno sguardo al futuro, perché se no al futuro non ci pensa nessuno. Diciamo, io mi sono appassionato al tema della sostenibilità vista in vari aspetti, perché l'impresa alla quale gli chiediamo, la politica chiede, ma anche il mondo, diciamo, dei consumatori chiede l'impegno di produrre sempre in maniera più sostenibile. Certo è che tutte le attività economiche devono avere un risvolto economico, perché se non si pagano i mutui alla fine del mese non c'è attività che va avanti, se non si pagano gli stipendi non c'è attività che va avanti. Poi possiamo parlare, ecco, di salario minimo, tutti questi temi, ma se non diamo valore aggiunto a prodotti e non cresce la produttività, risorse da distribuire non ne abbiamo. Neanche per pagare le spese dello Stato, insomma, anche come sapete abbiamo un deficit strutturale da tanti anni, quindi noi dobbiamo rincorrere il valore aggiunto, aumentare il PIL se vogliamo pagare tutto quello al quale siamo abituati. Oggi il mondo capitalista può essere messo in discussione, abbiamo visto l'aumento dell'energia, quanto costano i container per trasportare le merci da un posto a un altro, insomma, quindi dobbiamo essere più resilienti. Il reshoring, quindi il rimpatrio, diciamo, tra alcune produzioni aumenterà per forza i costi produttivi, perché il paese lo sappiamo, è piccolo e stretto, è scomodo, quindi dobbiamo insomma faticare, insomma, per poter superare questo momento. La sostenibilità, al di là di un fatto etico, perché ci abbiamo anche figli, ci abbiamo anche nipoti, e quindi lasciare un mondo in teoria meglio di quello al quale abbiamo trovato è una scommessa per tutti, però la sostenibilità oggi si vende anche. Dobbiamo dire che ci sono paesi o giovani generazioni che vogliono sapere se un prodotto non gli interessa forse più, forse alla generazione mia interessa l'origine, a chi è più giovane di noi solamente interessa se è sostenibile, se è eticamente sostenibile, quindi i tre parametri, come dico io, un trattore fermo non inquina, non produce reddito e non dà lavoro, quindi alla fine non è quella la sostenibilità che intendo io. Dobbiamo mettere in questo tavolino tre gambe. Oggi però, con Silvio e con i ricercatori, i collaboratori, da un po' di tempo che parliamo di sostenibilità, il librettino che trovate, che ho messo a disposizione, è un primo lavoro che abbiamo fatto con l'Università della Tuscia, dove abbiamo messo a confronto, il titolo è La transizione ecologica e fare la scelta giusta, perché facciamo un confronto tra due parametri, cioè il ritorno economico dell'investimento, e tra le varie tipologie di investimento il cui ritorno economico è positivo, perché sennò nessun imprenditore lo farebbe a perdere, vediamo qual è quella che ambientalmente dà un risvolto positivo, ovvero che non consuma capitale naturale, secondo un algoritmo, diciamo, consolidato, che è quello del bilancio ecologico, ma lascerò ai professori spiegarlo brevemente cos'è, in modo tale che questo strumento noi lo vogliamo dare anche a qualche istituto di credito con il quale stiamo lavorando, per dire: vedete, in questo modo voi potete avere un metodo scientifico con il quale valutare se quell'investimento è sostenibile ambientalmente, in modo tale che magari c'è qualche istituto bancario che è interessato a applicare tassi più bassi per chi prende un prestito per un'attività che misurabilmente è sostenibile. Oggi la sostenibilità si misura. Oggi parleremo di questa applicazione che è stata sviluppata all'università, che ringrazio, diciamo, gli ho dato un po' fastidio negli anni, ma perché secondo me la presentazione di questa applicazione, con anche l'associazione di categoria che sono presenti, giornalisti che ringrazio, deve essere, al di là del lavoro e lo sforzo che spiegheranno che hanno fatto per fare questa cosa, deve essere un momento di crescita culturale per chi domani la va a utilizzare. Perché nella misura in cui io incontro tante persone che lavorano nell'agricoltura, mi dico: ma io sono sostenibile, ma chi te l'ha detto? Cioè, va bene, può essere pure che sia così, però non hai un metodo per dirlo, per misurarlo. Ecco, io ti voglio mettere, l'idea nostra insomma era di mettere a disposizione uno strumento per l'agricoltore che con facilità, poi lo vedremo, lo spiegheranno, utilizzando dati che loro già hanno, che sono quelli insomma tipici dell'azienda, del fascicolo aziendale, delle scelte produttive che si fanno, della logistica che uno ha, dei mezzi che ha, insomma, ne vediamo tra un poco, ti misuro il tuo impatto economico, il tuo impatto ambientale, per capire: ah, ma allora effettivamente sto consumando capitale ambientale, ma come mai, che posso fare? Ecco, lo stimolo era culturale, di migliorare le performance ambientali dell'azienda, partendo dall'azienda stessa che vuole fare questo percorso. Qui c'ho l'amico Nicastro, insomma, che anche lui si è appassionato a questo tema, so che stanno lavorando insieme, come sa, sul pomodoro, quindi vi faccio i complimenti per questa cosa. Quindi l'idea è: presentiamo questa applicazione, lascio a Silvio vedere tutta la spiegazione, vedrete che è facile, intuitiva, ci sono tanti sistemi, ma questo è più facile di altri. Io quando ho cominciato abbiamo visto algoritmi molto più complessi, molto più
probabilmente con un grado di precisione maggiore, però insomma richiedeva uno sforzo, cioè, una ditta che ti fa quel mestiere, che viene a misurare, era troppo fuori della portata, cioè un entry level ci vuole per questa cosa. Poi è un software che è implementabile e quindi è un lavoro con l'associazione di collaborare per sviluppare ancora questo software, magari domani diventa un'applicazione da palmare, insomma tutto, quindi vi invito insomma a collaborare per dare uno strumento che può dire in maniera rigorosa la mia azienda è sostenibile, quanto è sostenibile, più o meno sostenibile, e capire anche con qualche modifica insomma, della scelta culturale piuttosto che di altre questioni, come si raggiungono gli obiettivi di performance importanti. Ricordatevi che l'Innova Short Day viene sempre prima, ora si è allungato dopo la pandemia, poi abbiamo cominciato a rimangiare, a riprodurre, si è riaccorciato, quindi noi stiamo consumando capitale ambientale. Questa cosa la potremo fare all'infinito? Non credo. Potremmo limitare questo consumo? Sì, e noi su questo vogliamo lavorare. Io vi ringrazio, spero di aver stimolato la vostra curiosità. Silvio, a te la parola. Grazie veramente Filippo, perché a parte che ci ospiti oggi qua e ci consenti di raccontare un po' quello che è il progetto che abbiamo portato avanti e i risultati che stiamo ottenendo anche grazie alla collaborazione appunto di Marco Nicastro, della Calispa, che per primi hanno creduto in questo modello e ci stanno aiutando a metterlo a punto e a fare delle analisi. Ma la ragione più profonda per cui ti voglio ringraziare è che quando ci siamo conosciuti proprio in un convegno qui alla Camera in cui io parlai di sostenibilità, appunto, e provai a spiegare che l'approccio del nostro gruppo di ricerca alla sostenibilità è un po' diverso di quello consueto, ma oltre a alcuni vantaggi relativi alla semplicità di calcolo, anche diciamo un approccio che a nostro avviso è scientificamente più robusto rispetto ad altri approcci che normalmente si trovano. In quella sede ancora non avevamo sviluppato nulla dal punto di vista né dell'algoritmo né del software, e Filippo in quella data mi disse: "Vabbè, io sono abbastanza convinto che questo metodo funzioni, che questa sia la strada giusta, ma perché non implementate uno strumento che traduca in una forma utilizzabile, oltre che da voi anche dagli agricoltori, e magari una prospettiva più ampia anche dalle politiche, questo approccio alla sostenibilità che voi fate?" Vabbè, quello è stato uno stimolo importante del quale ti ringrazio, e sono quasi 3 anni che sulla base di quello stimolo noi stiamo andando avanti a lavorare. Stiamo andando avanti a lavorare, uso il plurale perché ovviamente io fungo un po', diciamo, da stimolo e da coordinamento di questo gruppo, ma insieme a me lavorano, come vedete anche nella slide, Angelo Martella, Elisa Biagetti, e poi c'è la persona che ha sviluppato il software, che è qui, Matteo Caialesi, che ringrazio, che si è occupato della parte tecnica. Allora, senza dilungarmi oltre ai ringraziamenti, cerchiamo di sfruttare questo tempo per spiegare, prima con un breve intervento io, poi Angelo e poi Elisa, perché abbiamo sviluppato questo modello, che caratteristiche ha e poi anche dal punto di vista pratico come si usa e che risultati offre. Allora, spesso mi chiedono perché vi siete inventati un altro metodo per calcolare la sostenibilità. Di indicatori ce ne sono già tanti, perché il vostro gruppo di ricerca ha ritenuto che ci fosse bisogno di un altro indicatore. Allora, io qui ho elencato le 4 ragioni per le quali noi siamo convinti che ci sia bisogno di questo indicatore. Pur avendo alcuni limiti, come tutti gli indicatori, questo metodo però ha alcune specificità che mi fa piacere condividere con voi. Allora, innanzitutto, questo è un metodo di valutazione della sostenibilità che nasce specificamente per il settore agricolo e in parte agroalimentare, come vedremo più avanti. Perché tutti gli altri indicatori di sostenibilità, che poi come vedremo di sostenibilità non sono nati in altri settori produttivi e quindi si sono adattati a quelle che sono le specificità dell'agricoltura. Purtroppo l'agricoltura, per questioni diciamo di importanza economica, di livelli di occupazione, è un settore che difficilmente propone delle soluzioni innovative da questo punto di vista, e quindi si trova poi a mutuare questo tipo di approcci, di valutazioni che nascono in altri settori, ma che purtroppo non sempre si adattano a quelle che sono le caratteristiche e le specificità del settore agricolo. Secondo aspetto, si parla tanto di sostenibilità, ma è una parola un po' vuota, che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Allora, quello che noi ci siamo chiesti è possibile inventarci
un metodo, costruire un sistema di valutazione che si basi su una definizione solida e scientificamente fondata di sostenibilità, e quindi riteniamo che questo indicatore abbia questa caratteristica. Terzo, una volta che abbiamo definito cos'è la sostenibilità, c'è bisogno di un metodo che coerentemente con la definizione di sostenibilità valuti questo indicatore, e quindi è importante anche trovare un metodo che lo faccia. E questo è il terzo punto, quindi non soltanto definire, ma anche arrivare a un metodo. E nel nostro caso è quello dell'impronta ecologica, che scientificamente è robusto e che è applicato in modo ampissimo a livello planetario proprio per il calcolo della sostenibilità. Ultimo aspetto, sul quale poi ci soffermeremo con gli altri due interventi di Angelo e Lisa, è che con questo strumento, in modo semplice, si può misurare, e quello che stiamo cercando di fare con gli ultimi avanzamenti della nostra ricerca, certificare la sostenibilità. Questo processo di misura, che poi può portare alla certificazione, è implementato in questo strumento che abbiamo chiamato la sostenibilità conta, con l'ovvio duplice significato che conta perché è importante, ma conta anche perché siamo in grado di calcolarla e tirare fuori un numero che ci dice se un sistema produttivo è sostenibile o no. Allora, perché molto velocemente gli altri indicatori che solitamente si usano per la valutazione delle performance ambientali in agricoltura presentano dei limiti? Allora, il primo limite fondamentale è che non sono indicatori di sostenibilità, ma sono indicatori di impatto. Cioè, generalmente tutti questi indicatori misurano quanto un'attività produttiva consuma dal punto di vista delle risorse, ma non paragona questo consumo con la disponibilità. Quindi erroneamente vengono chiamati indicatori di sostenibilità, mentre in realtà misurano l'impatto. Nulla di male, questo non vuol dire che stanno facendo qualcosa di sbagliato, semplicemente stanno raccontando una parte della storia, stanno dicendo quanto un'attività produttiva incide sull'ambiente, sugli ecosistemi, ma non dicono quanto gli ecosistemi sono in grado di sopportare, di reggere, qual è la capacità di carico degli ecosistemi rispetto a quell'attività. Un secondo limite che è oggettivo è che la maggior parte di questi metodi si riferiscono all'unità di prodotto, che è una scelta tipica degli altri settori produttivi, ma spesso in agricoltura quello di cui vogliamo misurare la sostenibilità non è dello specifico prodotto, ma del sistema produttivo, anche perché un'azienda agricola raramente dà origine a un solo prodotto, dà origine a molti prodotti, e quindi se il sistema produttivo nel suo insieme è sostenibile, allora i suoi prodotti vengono da un sistema sostenibile. Ma è possibile che un prodotto sostenibile venga fuori da un sistema produttivo che di per sé non lo è. Quindi questo è un secondo aspetto. Focalizzarsi, e l'agricoltura ha una natura territoriale, non ha una natura, diciamo, di realizzazione dello specifico prodotto, e quindi la sostenibilità è del sistema produttivo e non del singolo prodotto. In agricoltura abbiamo da fare con piante e animali, quindi abbiamo a che fare con delle risorse biologiche che non hanno quella capacità di adattamento, di spinta all'efficienza che invece hanno i fattori produttivi degli altri settori, e di questo bisogna tener conto. Mentre gli indicatori che nascono negli altri settori ovviamente scontano questo limite. L'ultimo aspetto sul quale proprio ci siamo scontrati, ancora una volta grazie a uno stimolo di Filippo, è quello di andare a vedere proprio che alcuni indicatori di impatto, nello specifico l'LCI, Life Cycle Assessment, dal nostro punto di vista fornisce dei risultati ambientalmente incongruenti, se non fuorvianti. Consentitemi, con due numeri veramente banali, di spiegarvi quello che voglio dire, no? Supponiamo che un'azienda produca 200 kg di un determinato prodotto emettendo 100 kg di CO2, d'accordo? Quindi la sua performance, diciamo, ambientale misurata dall'LCA con un indicatore che si chiama Global Warming Potential, cioè, diciamo, il potenziale di riscaldamento legato ai gas serra, è 0,50. Questa azienda spinge la produzione aumentando le sue emissioni a 120. Se però questo aumento di emissioni comporta un aumento della produttività
più elevato dell'incremento di emissioni, per esempio passa da 200 a 250, paradossalmente la sua performance ambientale misurata con l'LCA è migliore. Quindi noi stiamo dicendo che un prodotto è migliore dal punto di vista ambientale anche se il sistema che lo produce emette di più. Quindi misurare il prodotto è fuorviante rispetto all'effettivo impatto ambientale. Quindi il sistema azienda emette di più e quindi è più impattante e quindi è meno sostenibile, ma l'indicatore LCA ci dice invece che è migliore. Quindi capite come veramente con due numeri si può dimostrare questa situazione. Secondo, solidità del metodo. L'indicatore che noi usiamo, l'indicatore di sostenibilità che noi usiamo, è basato su una definizione di sostenibilità ambientale. Cos'è la sostenibilità ambientale per definizione nel paradigma dell'economia ecologica? Quindi si ha una condizione di sostenibilità ambientale quando la pressione esercitata sull'ecosistema è inferiore alla capacità di carico. Quindi è sostenibile un'attività produttiva che utilizza meno risorse di quelle che sono a disposizione. Quindi possiamo definire una attività economica e quindi un sistema agricolo sostenibile quando il bilancio ecologico fra la domanda di risorse e l'offerta di risorse dà un risultato positivo. Cioè ci sono più risorse disponibili rispetto a quelle che il sistema utilizza. E questa è la definizione, che non ci siamo ovviamente inventati noi, ma è la definizione di sostenibilità della disciplina economia ecologica sulla quale si basa il nostro modello. Come funziona il modello molto velocemente? Allora, in un'azienda agricola generalmente, o meglio in un sistema produttivo agricolo, abbiamo attività di coltivazione, attività di allevamento, altre attività e poi abbiamo una serie di superfici non produttive. Quello che viene valutato dal nostro modello è, da un lato, la disponibilità di risorse, l'offerta di risorse che è legata alle superfici non produttive e alle superfici coltivate, mentre dall'altro lato abbiamo il consumo di risorse che è legato allo svolgimento dei processi produttivi di coltivazione, di allevamento e le altre attività. Questi calcoli, né più né meno come si fa in un bilancio economico in cui nel nostro caso diciamo la biocapacità, quindi l'offerta di servizi sono i ricavi, mentre l'impronta ecologica sono i costi, si fa una semplice differenza e si arriva al bilancio. Se questa differenza è positiva, allora il sistema è sostenibile. Per cosa si può utilizzare questo metodo? Adesso Angelo e Elisa vi spiegheranno appunto come è strutturato dal punto di vista dei dati e dei risultati. Beh, sicuramente questo metodo si presta per tutti i sistemi agricoli, quindi può essere utilizzato per singole aziende, per gruppi di aziende, come è il caso dell'Organizzazione dei Produttori Mediterraneo, di cui Elisa mostrerà i risultati, ma si può usare anche per le filiere e per i territori. Per le filiere come? Beh, è ovvio che se noi abbiamo nella fase agricola una credito di risorse, quindi abbiamo un bilancio ecologico positivo, questo credito di risorse può essere utilizzato anche per le fasi a valle. E è appunto il progetto che stiamo portando avanti anche con la Calispa, che è il destinatario della produzione della OP Mediterraneo. Quindi la OP Mediterraneo con le sue attività di campo costruisce a disposizione un budget di risorse. Questo budget di risorse viene utilizzato dalle fasi a valle per condurre la fase di trasformazione e quindi anche la fase completa, tutto il percorso della filiera può avere questo riconoscimento. Bene, a cosa serve fare l'analisi per le singole aziende? Beh, l'analisi per le singole aziende può dare un grossissimo aiuto al supporto all'implementazione delle politiche agricole. Perché? Perché visto, come vedremo fra qualche minuto, la facilità di utilizzo del sistema, i dati relativamente limitati e semplici da inserire, è possibile elaborare in tempo reale un numero elevatissimo di risultati delle aziende. Quindi capire sia lo stato attuale delle performance ambientali dell'azienda, sia fare scenari in cui eventuali interventi relativi a specifiche politiche possono modificare
quella che è la situazione delle singole aziende. Per tutti gli altri, invece, aziende singole, aziende associali, filiere e territori, noi abbiamo l'opportunità di informare il consumatore con una comunicazione chiara e con un indicatore riconoscibile il fatto che quel prodotto, quell'azienda, quel bene che viene offerto sul mercato ha origine in un sistema produttivo sostenibile e quindi la valorizzazione dei prodotti rispetto alla loro connotazione ambientale. Questo è quello che stiamo cercando di sviluppare e abbiamo anche registrato un marchio di sostenibilità. Quindi nell'arco di qualche mese, perché lo step ancora che ci siamo dati, anche qui Filippo diciamo l'ha informato su questo nostro passaggio ulteriore, abbiamo avuto il suo appoggio, è quello appunto di proporre questo marchio che richiama diciamo nella sua forma il fatto che si basa sull'impronta ecologica e è una certificazione di sostenibilità, questa veramente perché è sostenibilità, basata appunto sull'ecological footprint. Quindi uno strumento che risolve alcuni dei limiti, anche a nostro avviso importanti, degli altri indicatori, si basa su una definizione solida, ha un modello di calcolo coerente con la definizione e consente di avere dei risultati che valgono per aziende, territori e filiere. Quindi riteniamo che insomma c'è ancora molto da fare, ogni indicatore ha i suoi limiti e quindi stiamo lavorando per cercare di capire quali sono e migliorarli, però diciamo ad oggi siamo soddisfatti di quanto abbiamo ottenuto e il fatto di poterlo raccontare qua ci sembra già un buon punto di arrivo. Ringrazio Filippo, ringrazio voi e cedo la parola a chi mi segue per entrare nel merito. Grazie ancora. Ma le slide le abbiamo a disposizione se magari qualche... Sì, le lasciamo. Poi vediamo. Buongiorno a tutti. Sì. Dunque, nel mio intervento parlerò brevemente di quello che è il processo di caricamento dei dati e di come è strutturato il modello di calcolo. Diciamo che può essere sostanzialmente suddiviso in tre fasi. Vi è la parte dei dati suddivisa in fascicolo aziendale e dati produttivi, che è la base dati che ci permette poi di andare a strutturare tutto il calcolo. Presi questi dati e imputati anche i dati di processo produttivo, devono essere caricati all'interno del sito. Questo può essere fatto sia manualmente che attraverso un file Excel dedicato. E una volta che i dati sono entrati all'interno del calcolatore, poi automaticamente avremo il calcolo della sostenibilità. Per quanto riguarda i dati base, dov'è che noi possiamo sapere quali sono le effettive superfici dell'azienda agricola? Nel fascicolo aziendale. Qui nel fascicolo aziendale noi praticamente abbiamo tutte le superfici che interessano l'azienda agricola, sia le superfici non produttive che quelle relative alla coltivazione. Il fascicolo aziendale quindi è un insieme omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che vanno a caratterizzare l'azienda agricola. Quindi sono Angelo, ma solo per ribadire questo passaggio, cioè rispetto magari a altri tipi di lavoro dove tu puntualmente vai a fare delle misure, questo è un dato pubblico che in teoria anche l'operatore bancario può avere. Per questo dicevo che il rapporto con le istituzioni bancarie per il credito è fondamentale, perché non devi mandare a nessuno, scarichi con applicazione o con metodo un dato pubblico certificato. Cioè, questa era diciamo, la novità che mi piaceva sottolineare. Quindi diciamo al momento questo caricamento dei dati viene fatto manualmente, però già stiamo lavorando e cercare di risolvere questo problema per permettere il caricamento dati in maniera automatica attraverso il fascicolo o parte del fascicolo aziendale. Tornando all'inserimento dei dati, abbiamo la parte di caricamento manuale. Qui nella slide potete vedere quattro screenshot che praticamente rappresentano le quattro sezioni di imputazione dati. Il primo screenshot riguarda le superfici non produttive aziendali prese dal fascicolo aziendale, quindi superfici a boschi, aree seminaturali, bacini idrici e le altre superfici, quindi edifici e tare.
La seconda sezione invece riguarda la coltivazione dei dati di processo di produzione. Ripeto, la superficie delle coltivazioni sempre nel fascicolo aziendale, mentre i dati di produzione devono essere imputati dall'agricoltore o dal tecnico aziendale. Questi dati di imputazione sono la resa, la meccanizzazione utilizzata e gli input, quindi azoto, fosforo e potassio, e chilogrammi di insetticidi, fungicidi e diserbanti. Questi dati sono già in possesso dell'azienda agricola, perché sono tutti contenuti all'interno del quaderno di campagna che ogni azienda è tenuta a compilare, quindi che lo fa o l'agricoltore o il tecnico dell'azienda. Terza sezione invece è quello dell'allevamento e dei dati di processo di produzione, quindi nel caso in cui è presente un allevamento all'interno dell'azienda vengono aggiunti la specie di animale allevata, il numero di capi e gli input utilizzati per la normale gestione dell'allevamento, quindi le ore macchina, le ore di lavoro, l'acqua utilizzata e l'energia elettrica consumata. Infine vi è la sezione delle altre attività svolte in azienda, che possono essere le normali gestioni dei fondi o attività di manutenzione fatte all'interno dell'azienda. E quindi anche in questo caso devono essere riportate le ore macchina, la potenza della macchina utilizzata, le ore di lavoro totali e l'energia elettrica consumata. Questa è l'imputazione a mano. Poi abbiamo l'imputazione tramite foglio Excel. Ovviamente il foglio Excel è caratterizzato dalle quattro sezioni che ho appena descritto. E perché abbiamo pensato a un foglio Excel da caricare? Perché ci siamo immedesimati in un tecnico o in un agronomo che nell'arco di una giornata magari fa visita a più aziende e quindi ha bisogno di uno strumento che permetta il caricamento di tutti questi dati, la presa in possesso di tutti questi dati, per poi inserirli in un secondo momento all'interno del calcolatore e ottenere il calcolo della sostanza. Guarda, su questo mi permetto di dirvi che la possibilità di utilizzare offline un sistema è importante, perché la rete non è ovunque. Vi dico che sono successi problemi quando magari operatori veterinari dovevano andare a lavorare su un sistema online per caricare i dati veterinari e non funziona la rete, quindi è un problema. Certo. Quindi è una sicurezza che alla fine avremo un risultato senza dover tornare in azienda con la chiavetta per agganciarsi a internet. Sembra una cavolata, ma il 5G non c'è dappertutto. Esatto. E quindi adesso, dove siamo adesso per concludere? Siamo di fronte a un modello di calcolo della sostenibilità ambientale che è completo, di facile utilizzo, ed è utilizzabile sia a fini di controllo che di certificazione privata. Poi nel successivo intervento vedremo quanto è facile inserire i dati all'interno del calcolatore e come è intuitivo analizzare i risultati. Quindi i punti di forza sono facilità d'uso, che è utilizzabile dall'azienda e che è utilizzabile dal tecnico. Dove vogliamo arrivare? Questo è uno strumento che, oltre a essere d'aiuto al privato, può essere di aiuto anche di supporto anche alle politiche agricole. Sempre più spesso il miglioramento, il raggiungimento della sostenibilità ambientale delle aziende agricole è richiesto, è ricercato anche dagli addetti ai lavori, sia dagli addetti ai lavori che dalle politiche. E quindi uno strumento che possa dare un'informazione chiara, ben definita e omogenea di quella che è la sostenibilità di un'azienda, di più aziende, di un territorio, è sicuramente uno strumento che può essere utile a chi poi in futuro o nel presente deve prendere delle scelte politiche per indirizzare magari dei finanziamenti nazionali, europei, in base a quelle che sono le reali esigenze del raggiungimento della sostenibilità differenziata per i vari territori. Ed è quindi questa logica ovviamente richiede un'integrazione all'interno del modello di calcolo. Un'integrazione che ha bisogno di una notevole mole di lavoro, ha bisogno di accordi
con enti che hanno i database ufficiali dei dati, che adesso vi spiegherò quali sono, e ovviamente di budget. Praticamente cosa consiste questa integrazione? Partendo dai database ufficiali nazionali, è possibile andare a estrapolare tutti quelli che sono i coefficienti tecnici di produzione di una singola coltura all'interno di un singolo areale italiano, ad esempio la regione. Quindi noi avremo, ad esempio, avremo differenziata quella che è la tecnica culturale del frumento in Puglia da quella che è magari della tecnica culturale utilizzata in Emilia-Romagna. E così per tutte le coltivazioni. Quindi, avendo a disposizione tutti questi coefficienti tecnici e integrati all'interno del modello, praticamente caricando il fascicolo aziendale, automaticamente verranno letti quali sono le superfici non produttive, le superfici di coltivazione e associate alle superfici di coltivazione i coefficienti tecnici di produzione dell'areale di interesse dell'azienda. Quindi se l'azienda è localizzata in Abruzzo, ovviamente il sistema andrà a prendere i coefficienti tecnici produttivi dell'Abruzzo e associati alle colture presenti, ottenendo così il calcolo della sostenibilità dell'azienda in maniera molto automatica. Ed è per questo che qui si va ad aggiungere un ulteriore punto di forza, ovvero la possibilità di effettuare analisi territoriali volte a conoscere, a identificare quali sono le performance ambientali delle aziende agricole. E queste sono delle analisi che poi forniscono informazioni reali, calcolate e utili alle implementazioni e o valutazioni che le politiche agricole devono fare. Grazie mille e adesso Elisa mostrerà. Elisa, vieni. Grazie Angelo. Allora, salve a tutti, grazie. Dunque, per mostrarvi il funzionamento del nostro calcolatore, quindi del modello, verranno presentati dei risultati che sono stati effettuati per una valutazione di sostenibilità inerente ad un progetto relativo al pomodoro di industria, un progetto che è nato dalla collaborazione tra l'Università della Tuscia e l'OP Mediterraneo, di cui oggi ringraziamo il Presidente Marco Nicastro per essere qui con noi. Dunque, una volta effettuato l'accesso sul nostro calcolatore, sarà necessario andare a importare quelli che sono i dati necessari per la nostra valutazione. Quindi sarà sufficiente cliccare su questo pulsante, selezionare il file di interesse e poi aprire il nostro file. Ovviamente la modalità di caricamento segue le due precedenti versioni che Angelo ci ha spiegato e illustrato, quindi un caricamento manuale oppure un caricamento da foglio Excel. In questo caso abbiamo visto il caricamento da foglio Excel che è stato precedentemente preparato. A questo punto, in questa sezione, il nostro calcolatore ci consentirà di poter visualizzare quelle che sono le superfici bioproduttive distinte in superfici non coltivabili, quindi tutti i terreni relativi al bosco, aree seminaturali, bacini idrici e le altre superfici. E poi, sempre in questa sezione, sarà possibile visualizzare quelle che sono i terreni destinati alle coltivazioni con la specifica delle varie coltivazioni che sono presenti all'interno del nostro sistema sottoposto ad analisi. Ovviamente sarà possibile visualizzare la specifica per ogni sezione, per ogni coltivazione e effettuare eventuali modifiche qualora si presentasse ovviamente la necessità. Inoltre viene presentato quello che è il valore della biocapacità e dell'impronta ecologica associata a ciascuna coltivazione. Se noi andiamo nella specifica del nostro pomodoro, possiamo vedere come il valore dell'impronta ecologica e quindi di richiesta di risorse naturali, di utilizzo di risorse naturali, sia superiore rispetto alla biocapacità e quindi all'offerta di risorse naturali. Questo perché siamo di fronte a un tipo di coltivazione e di coltura che magari, come vedete, richiede un quantitativo di acqua per irrigazione o comunque un quantitativo di fitofarmaci e fertilizzanti non indifferenti. A questo punto, per la visualizzazione del nostro bilancio ecologico,
sarà sufficiente cliccare su questa icona che rimanda proprio all'idea di una calcolatrice e in questo modo il nostro calcolatore presenterà quelli che sono i risultati del nostro sistema sottoposto ad analisi. Quindi in questa prima parte del nostro bilancio verranno presentati il totale relativo alla biocapacità e all'impronta ecologica delle coltivazioni. Avremo poi il totale della biocapacità relativo alle superfici non coltivabili e infine il totale in riferimento all'azienda nel suo complesso, quindi la biocapacità totale e l'impronta ecologica totale. Dalla comparazione di questi due indicatori, e quindi biocapacità totale e impronta ecologica totale, quello che otteniamo è il nostro bilancio ecologico, che quindi ci indica quello che è il consumo o l'utilizzo di risorse naturali, a cui corrisponderà quella che è una situazione di surplus o deficit ambientale, quindi di sostenibilità o insostenibilità del sistema analizzato. In questo caso, riprendendo il discorso di semplicità, no, di interpretazione del nostro calcolatore, possiamo vedere come sia facile intuire che ci troviamo a una situazione di sostenibilità del sistema che è stato analizzato. Lo IEP sta per Index of Environmental Performance e ci indica quelle che sono le superfici bioproduttive che vengono messe a disposizione o vengono consumate dal nostro sistema. Anche qui, facile intuizione, siamo in presenza di un valore positivo e quindi parliamo di superfici che vengono messe a disposizione. A sua volta lo IEP viene poi ulteriormente analizzato in termini di superficie boschive, dando origine a quello che è lo score. Lo score ci indica quello che è la bioproduttività relativa a un ettaro di bosco medio italiano. Quindi se noi andiamo a analizzare il nostro sistema così nel suo complesso, per ogni ettaro coltivato in più è come se il sistema, quindi l'OP Mediterraneo, andasse a fornire 700 metri quadri di bosco medio italiano. A sua volta lo score poi viene rappresentato attraverso questo rating ambientale che è basato su una scala intervalli che va da meno 1 a 1 e che ci consente quindi poi di valutare quelle che sono le performance ambientali della nostra azienda, che poi potranno essere oggetto di certificazione. Una domanda, perché magari anche per me, ma per rendere anche, diciamo, curioso, sono sicuro qualcuno è curioso sulla questione, qual è la criticità maggiore e come viene compensata analizzando questo sistema? Allora, perché i numeri io non li vedo, ma insomma tu li vedi meglio di me. Nel sistema, diciamo, considerando il sistema nel complesso, non ci sono criticità, perché comunque il calcolatore, il bilancio ecologico ci fornisce un valore positivo. Ma perché è compensato, cioè qual è la criticità più grande e come viene, e qual è la compensazione più grande? Abbiamo un valore di biocapacità superiore a quello che è l'impronta ecologica, quindi un valore di offerta di risorse naturali. Sarò più noioso. Qual è la coltura che consuma più risorse naturali? Pomodoro. E qual è quella che emette più biocapacità? Adesso dovremmo andare a vedere nello specifico. Comunque il pomodoro sta consumando, ma c'è qualche altra attività dell'azienda agricola che compensa. Ad esempio la cipolla ha un valore di biocapacità superiore rispetto all'impronta ecologica. Sì, gli erbai, assolutamente. Questo è interessante perché l'agricoltore, dico, capisce che quella cultura è quella. Vediamo come posso lavorare per, diciamo, magari ridurre, cambiando, dico non da agronomo, ma immagino che si possa ben intuire, cambiando qualche tecnica agronomica, quell'impatto del pomodoro si può mitigare. Infatti è quello che volevo dire, perché i risultati assolutamente, ci mancherebbe, i risultati sulla base poi di questi indicatori che noi abbiamo visto, quindi dal bilancio ecologico allo IEP allo score, ci consentono di effettuare e valutare eventuali criticità ambientali in modo poi da poter implementare delle azioni ovviamente di miglioramento e di risoluzione, questo sulla base ovviamente di quello che poi viene fuori da questi indici, quindi sono molto facili, diciamo intuitivi, e ci danno la possibilità di migliorare e quindi convertire un'eventuale situazione iniziale di insostenibilità in una finale di sostenibilità ambientale. Poi fra l'altro, scusa Filippo, ma quello che osservavi prima è particolarmente importante, perché per esempio questa è un'altra caratteristica che ha questo metodo rispetto all'LCA, perché se tu fai l'LCA sul pomodoro ti viene per esempio un risultato che non è particolarmente performante dal punto di vista ambientale e dici ma io meglio di così non lo posso fare, no? Mentre una volta che noi analizziamo il pomodoro in un sistema territoriale
ti rendi conto come una cultura che ha dei limiti dal punto di vista ambientale, ma strutturali, non per problemi di capacità imprenditoriali, ma per proprio natura intrinseca della coltivazione, se lo inserisci in un sistema di rotazioni o di aziende che hanno determinate caratteristiche, poi ti trovi un sistema che è sostenibile. Quindi questa come è battuta, ma chi lo sapeva che la cipolla aveva una biocapacità positiva alla fine? Vabbè, si vede no, però, come sì, viene, dipende da come viene coltivata. Sai che cioè, questa è molto legata alla produttività, perché uno degli indici non è solo, perché questa è un'altra cosa che non ho detto ma che è importante, perché uno potrebbe pensare che questo è un indicatore trasformato delle emissioni di CO2, non è assolutamente così, perché in questo modello c'è anche il sovrasfruttamento del suolo. Il sovrasfruttamento del suolo è misurato attraverso una formula che è inserita nel modello, che è valutata in base alla produttività rispetto agli input utilizzati. Quindi evidentemente in quel territorio la produttività rispetto agli input utilizzati per questioni di vocazionalità territoriale fa sì che sia sostenibile. C'è qualche domanda? Allora io mi accingo alle conclusioni, ovviamente ringraziando tutti per aver fatto questo lavoro e voi per essere qui, con il messaggio che questo sistema, che credo che debba essere condiviso con gli agricoltori soprattutto, quindi magari mi rivolgo alle associazioni per fare un po' di pubblicità, anche per misurarsi, ma soprattutto per prendere consapevolezza in maniera oggettiva di quello che stiamo facendo. E due, magari scopriamo che stiamo facendo bene oppure più di quello che pensiamo e si pensava, oppure stiamo facendo qualche errore da qualche parte, quindi con interlocuzione con il dottor agronomo, con qualche compensazione magari si può fare ancora di meglio. E questo ti permette anche di comunicarlo in maniera oggettiva. Questo è il messaggio che vorrei dare, che culturalmente noi dobbiamo andare verso la sostenibilità ambientale, fermo restando che quella sociale e quella economica sono prerequisiti, perché noi non possiamo fare nulla, non si può immaginare che usiamo gli schiavi, no, per fare qualcosa di ambientalmente sostenibile, questo è oggettivo. Però oggi l'agricoltore con input facili da casa può giocare con questo sistema e magari l'università gli dà anche qualche suggerimento, magari gli faremo fare il prossimo un videocorso per utilizzarlo, così mi odiano questo ulteriore lavoro che vi proporrò. Marco, vuoi dire qualche cosa? Sì. Dai. Grazie. Abbiamo l'OP Mediterraneo, che era un po' timida, ma ecco, l'abbiamo chiamata. Sì, va bene, poi piano piano. Allora, intanto io volevo ringraziare lei, Presidente, perché non è la prima volta che ci ha sfidato un po' l'OP Mediterraneo, per fare, diciamo, qualche innovazione. Ci è piaciuta molto l'idea, anche perché con il professor Silvio Franco, appena ci siamo scambiati due parole su quello che doveva essere l'obiettivo, mi ha detto, mi raccomando, vuoi affrontare questa sfida, dice, perché potrebbe uscire male, cioè poteva non essere sostenibile, no? Quindi è stata una sfida un po' così. E, istintivamente mi è venuto in mente, non per campanilismo, che insomma scegliere anche la natura dei terreni nostri, che è quella del meridione, poteva avere un attimino anche di riscatto su tutto quello che era l'etica e su tutto ciò che negli anni precedenti, come sai, si era lavorato e si era parlato. È stata un'esperienza bella, è stata un'esperienza che con dati alla mano certi, come dicevate prima, fascicoli aziendali, quaderni di campagna e quant'altro, non è stata complicatissima. Quello che credevo fosse legata solo al pomodoro, mentre dai fascicoli aziendali e dalle rotazioni precedenti e successive al pomodoro, invece ci ha aiutato a capire anche le altre coltivazioni e a capire che per esempio il pomodoro da solo non è sostenibile, all'interno delle rotazioni è sostenibile. E questo è stato insomma una novità per noi non addetti, ecco, ai lavori e al calcolo. Mi auguro che possa diventare, ecco, un'impronta veramente ecologica, che possa contraddistinguere chi produce non solo pomodoro e altro, e anche poi chi trasforma, per assicurare poi al consumatore un prodotto che dia del nuovo oltre alla solita etica e al sociale. E di nuovo grazie. No, grazie anche per questa esperienza diretta sul campo. Io vi ringrazio a tutti, tanto con i colleghi dell'università sicuramente ci risentiremo. Quindi spero che la stampa che ha assistito abbia apprezzato, diciamo, alcune spiriti per guardare al futuro della sostenibilità, per mettere in mano lo strumento
all'agricoltore per autovalutarsi e per decidere di fare un passo avanti. Grazie a tutti e buona giornata.